Allora, se noi da questo tentativo di analisi che ha riguardato i capitoli 5 e 7 andiamo oltre, non possiamo non far riferimento a quello che è la logica e la concezione del tema regno. Allora, quando noi riflettiamo su quello che è in buona sostanza il messaggio che viene dal discorso della montagna, possiamo dire che il discorso della montagna è una delle affermazioni più importanti nei Vangeli su che cosa voglia dire predicare i valori del regno di Dio, perché questi valori comincino a realizzarsi qui e ora, nella consapevolezza che il compimento è al di là della morte fisica ed è poi alla fine della storia, ma su questo poi avremo modo di intrattenerci il 30 di marzo, quando ci occuperemo della seconda parte del Vangelo secondo Matteo e arriveremo fino alla fine del capitolo 25. Quello che ci interessa a questo punto invece è entrare, a titolo esemplificativo, in quella che è la seconda parte narrativa, non discorsiva, del Vangelo secondo Matteo, cioè i capitoli 8-9. Perché questo è molto interessante? Perché in questi capitoli noi troviamo, in particolare nel Vangelo secondo Matteo, una serie molto nutrita di racconti di miracolo. Allora, voi sapete che noi dobbiamo, quando ci confrontiamo in particolare con un racconto di miracolo evangelico, avere sempre presente, ne parlavamo già l'anno scorso, mi permetto di ripetermi, avere sempre presente che noi leggiamo l'interpretazione del miracolo, non il miracolo. Quindi chiunque pensasse di intercettare direttamente l'evento straordinario farebbe un errore, perché non terrebbe conto dello scarto che c'è tra il fatto che si è verificato in certo modo e l'interpretazione che di quel fatto ne viene data. Questo è un discorso molto semplice, se volete, ma assolutamente imprescindibile. Se poi noi andiamo a fare delle ricerche ulteriori per cercare di capire o cercare di cogliere che cosa nei racconti di miracolo evangelici, negli oltre 60 racconti di miracolo che troviamo nelle versioni evangeliche, sia effettivamente storico, cioè racconti fatti verificatesi oggettivamente, e che cosa invece sia una lettura teologica o antropologica in funzione della teologia dell'evangelista, oltre che della prospettiva di Gesù, allora facendo una serie di letture interne alle versioni evangeliche vediamo che probabilmente tra i più storici ci sono i racconti di miracolo, di esorcismi e guarigioni. Perché possiamo dire questo? Perché, se ricordate, questa mattina abbiamo letto uno dei sommari redazionali dei Vangeli, quando Gesù predicava e guariva ogni sorta di malattia e di infermità. Di sommari di questo tipo, dove gli evangelisti riassumono l'attività di Gesù come guaritore, taumaturgo, in senso di liberazione dal male e della sofferenza, ce ne sono tanti all'interno delle versioni evangeliche. E in più, la maggioranza dei racconti di miracolo specifici sono racconti di esorcismi o guarigioni. Allora, questi e altri motivi fanno pensare che quando ci troviamo di fronte a racconti come questi, facciamo un esempio che tutti conoscono, per esempio la coppia di racconti incastonati circa la guarigione dell'emorroissa e la risurrezione della figlia di Gairo, ci troviamo di fronte a aspetti che sono più storici, per esempio dei cosiddetti miracoli meteorici, cioè Gesù che cammina sulle acque piuttosto che Gesù che seda la tempesta nel lago di Tiberiade, ma in certa misura anche probabilmente di certi racconti, non tutti, ma una buona parte, se non tutti, i racconti delle condivisioni dei pani e dei pesci, che soprattutto nel caso di Marco, nel secondo dei due racconti, quello del capitolo ottavo, sono più legati a una lettura teologica interessantissima della prospettiva dell'evangelista che non a un dato di fatto oggettivo. Allora, se voi andate alla pagina 15 del fascicolo distribuito, trovate un riquadro in cui in parallelo sono indicati i 10 racconti di miracolo che trovate tra 8.1 e 9.34 in Matteo e parallelamente i testi che sono accostabili. Voi vedete che in questa sezione Matteo è più ricco per poco di Luca e di Marco, il riferimento a Giovanni è molto ridotto perché i segni giovannei, cioè quello che noi chiamiamo miracoli in altri Vangeli, voi sapete, si chiamano segni nel contesto giovanneo, sono un numero piuttosto ridotto, tutto sommato, facendo un confronto. Molto eloquenti, molto significativi, ma pochi sostanzialmente. Dalle nozze di Cana
fino alla risurrezione di Lazzaro, questo come riferimento in Giovanni. Allora, veniamo ai nostri due testi, a pagina 14, facciamo qualcosa di analogo a quello che abbiamo fatto questa mattina, sia pure in forma più breve, questo per favorire due cose: combattere il sonno post-prandiale da un lato e nello stesso tempo aiutare un'interazione ulteriore a partire da quel che ci siamo detti questa mattina. Certamente è più importante la seconda ragione della prima, ma anche la prima ha il suo peso. Leggo i due testi, rispettivamente il secondo e il nono racconto di miracolo nella sezione che va da 8 a 9. Dopo che Gesù era entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione, scongiurandolo e dicendo: «Signore, il mio servitore è costretto in casa paralizzato, terribilmente tormentato dal male». Gesù gli rispose: «Io verrò e curerò lui». Ma il centurione riprese: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma tu di soltanto con una parola e il mio servitore sarà guarito. Anch'io infatti sono un uomo soggetto a un'autorità e ho dei soldati sotto di me, e dico a uno: va, ed egli va, e ad un altro: vieni, ed egli viene, e al mio schiavo: fa questo, ed egli lo fa». Avendolo ascoltato, Gesù fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: «In verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede tanto grande. Ora vi dico che molti giungeranno dall'Oriente e dall'Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre. Lì sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va, e come hai creduto, ti sia fatto». E il suo servitore fu guarito in quel momento. Capitolo 9, versetti 27 e seguenti. Mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguirono urlando: «Abbi pietà di noi, figlio di Davide». Entrato in casa, i ciechi gli si accostarono. E Gesù dice loro: «Credete voi che io possa fare questo?» Gli rispondono: «Sì, o Signore». Allora toccò loro gli occhi e disse: «Secondo la vostra fede sia fatto a voi». E si aprirono i loro occhi. E Gesù parlò severamente loro dicendo: «Badate che nessuno lo sappia». Ma essi, dopo essere usciti, resero noto lui in tutta quella regione. Ci sono delle caratteristiche comuni tra questi due brani. Che cosa vuol dire fede in questi due brani? Che cosa mi colpisce particolarmente in questi brani? Che cosa non riesco a capire? Ecco, lasciamo qualche minuto alla lettura personale. Ringrazio molto per questi interventi, come per quelli che ho avuto il piacere di ascoltare insieme a tutti voi questa mattina. Perché tanti interventi, tante sollecitazioni poi sviluppano ulteriori idee e questo davvero ci permette di arricchire il contributo di ciascuno di noi. Se io dico che i miracoli evangelici sostanzialmente sempre vedono l'aspetto sorprendente, straordinario, miracoloso nel senso stretto del termine, come un elemento del tutto complementare se non marginale, e invece il cambiamento di vita dei destinatari di queste azioni, o dal punto di vista fisico, o dal punto di vista psicologico, o dal punto di vista complessivo, è l'oggetto fondamentale dell'azione del Nazareno e comunque del racconto di miracolo, dico una cosa estremamente banale che credo i presenti sapessero già prima che lo dicessi io. Se però questo discorso viene confrontato con i due brani che abbiamo considerato sinora e soprattutto operiamo il meccanismo del confronto tra loro e anche tutto sommato tenendo sullo sfondo gli altri racconti di miracoli di questa sezione di Matteo, certamente facciamo delle scoperte che sono estremamente interessanti. Anzitutto il confronto che in un intervento è stato segnalato tra una figura autorevole e verosimilmente non giudea, il centurione, e due figure assolutamente anonime, di cui non si dice niente se non che sono dei non vedenti. E nessuno di noi ha degli elementi per dire che questi non vedenti siano non giudei. Non abbiamo elementi da questo punto di vista. Quindi già considerando il secondo e il nono di questa sequenza di 10 racconti di miracolo, noi vediamo come il redattore evangelico, ma il discorso continua anche negli altri testi, negli altri racconti, riprende del Gesù di Gesù di Nazareth una serie di attenzioni e di circostanze in cui l'incontro è nel senso più largo e plurale del termine sostanzialmente. Quindi il dato interessante è, una volta fatte queste considerazioni molto
come posso dire, molto schematiche, entrare un pochino di più all'interno di ciascuno dei due racconti. E allora, partendo dal racconto di Matteo 8, noi vediamo che innanzitutto si confrontano all'inizio del testo uno dei tanti predicatori che viaggiavano intorno alle rive del lago di Tiberiade in quel momento, e una figura di assoluta autorevolezza in quel contesto territoriale preciso. Il centurione, noi sappiamo, aveva un ruolo di coordinamento di una parte non trascurabile dell'esercito d'occupazione. Il centurione era, in quanto non giudeo e comunque parte di questa autorità, considerato come uno dei gli elementi di impurità rituale. Un ebreo non poteva assolutamente pensare di entrare in contatto, meno che mai entrare nella casa. Voi ricordate tutti quel che succede, per esempio, in occasione della fine di Gesù, quando Pilato e i membri del Sinedrio devono incontrarsi. I membri del Sinedrio non vanno a incontrare Pilato nel contesto del luogo dove Pilato abitava o risiedeva o sviluppava e amministrava la sua funzione politico-giuridica, proprio perché c'è questa dimensione fondamentale. Ora, che Gesù si disinteressi di questa dimensione di purità rituale è una cosa che noi notiamo in tanti racconti evangelici, non è una scoperta particolarmente, ma qui il discorso è rovesciato, perché vedete, immediatamente il testo dice: Gesù gli rispose: io verrò e curerò lui. Curerò chi? Il centurione parla di un servitore, di cui dice la condizione fisica è drammatica, paralizzato, terribilmente tormentato dal male. Il centurione non ha chiesto a Gesù di intervenire. Certo, ha esposto una situazione drammatica, poteva ipotizzare che ci fosse questo intervento, in ogni caso esplicitamente non c'è scritto. Immediatamente Gesù risponde: verrò e curerò lui, e nel testo greco il pronome personale lui è l'ultima parola di questa frase. A questo punto c'è la contrapposizione del centurione. Per la seconda volta si dice Signore. Non possiamo definire con assoluta certezza se questo Signore sia detto in chiave religioso messianica, diciamo così, dal Dio Padre a Dio Figlio, per scelta diretta dell'evangelista, come è possibile, piuttosto che come scelta del centurione. C'è qualcuno che nella storia dell'esegesi di questo brano abbia parlato come il segno della conversione del centurione, ma secondo me sono forzature assolutamente indebite, insomma. Nel momento in cui Gesù fa questa scelta, propone questa scelta, il centurione prende le distanze. Non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Allora, un centurione che si preoccupa, nei termini che abbiamo visto, di un servitore, non di suo figlio o di un membro della famiglia, di un servitore, sottolinea il fatto di non sentirsi degno che Gesù, uno dei tanti predicatori della zona, quindi un anonimo sostanzialmente a livello generale, entri nella sua casa, e si limita a pensare che la parola sia efficace a distanza. Tu di soltanto con una parola e il mio servitore sarà guarito. Cioè, quest'uomo è fiduciosissimo in questa prospettiva. E questa fiducia viene radicata e fondata su che cosa? Per rispondere a un altro legittimissimo intervento che abbiamo ascoltato. È fondata sulla connotazione fondamentale della sua identità, di persona che è abituata a dare e ricevere ordini, e soprattutto ad obbedire quando li riceve e a farsi obbedire quando li dà. Persona che non mette minimamente in discussione il fatto che questa obbedienza si possa realizzare, a partire da questo meccanismo. Tra l'altro, in alcuni manoscritti c'è una sorta di inversione di riferimento, se non abbiamo il tempo di tornare sull'argomento, sul libro La giustizia della vita ci siamo soffermati il collega e io su questi temi, perché per un ordine di sviluppo nei manoscritti potrebbe essere interessante pensare a una sorta di ribaltamento, cioè tra una frase principale e una subordinata. In ogni caso, qui il riferimento fondamentale è molto chiaro. Siccome io, centurione, vengo obbedito quando do un ordine, e tendenzialmente obbedisco quando lo ricevo, considerando te, Signore, un'autorità superiore a me e alla mia, sono certo che tu interverrai in questo caso, non per eseguire un qualsiasi ordine, ma per guarire una persona che evidentemente mi sta a cuore. Sto facendo una specie di parafrasi del testo, ma mi pare che non sia forzata, tenendo conto del quadro che abbiamo sotto gli occhi. A questo punto, versetto 10, il testo ci parla dell'ammirazione con cui Gesù guarda
al centurione e guardate il testo che cosa ci dice. Gesù fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano, non a gente che genericamente è lì, ma ai discepoli, cioè coloro che sono, hanno scelto di essere con lui, non nel senso di seguirlo solo fisicamente. In verità vi dico, affermazione autorevole come si diceva prima, quindi affermazione che viene attribuita legittimamente a Gesù nel senso anche effettivo del termine, presso nessuno in Israele ho trovato una fede tanto grande. Detto in altre parole, presso in nessuno dei credenti giudaici, di coloro che sono cresciuti nella Torah e che vivono in questa prospettiva, ho trovato una fiducia in me e nelle mie capacità tanto grande. Ora vi dico, e qui abbiamo la biforcazione, molti giungeranno dall'Oriente e dall'Occidente, cioè da contesti extra giudaici, a est e a ovest, e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, cioè entreranno in relazione con i padri nella fede e testimonieranno di avere una fiducia sostanziale, non culturale di base, ma sostanziale nei fatti. E mettersi a tavola significa entrare in piena relazione, entrare nella logica del regno. Il Regno dei Cieli è denominato e espresso in tante immagini con la logica, la metafora della stare a tavola, dell'essere a tavola, dell'essere, ricordate su tutti il banchetto delle nozze, per esempio, ma i riferimenti possono essere anche altri. I figli del regno, invece, cioè coloro che fanno parte del regno per formazione originaria, sono all'interno del quadro di Israele, saranno cacciati fuori nelle tenebre, perché la loro fede effettiva non sarà stata manifestata autenticamente, sarà semplicemente un'idea di partenza, ma che nei fatti non si è realizzata. Lì sarà pianto e stridore di denti. Allora, questa è la prima delle occasioni in cui ricorre questa formulazione, e formulazione che il redattore matteano, il Gesù effettivo, e in seconda battuta il redattore matteano riprendono dal modo in cui i testi dell'apocalittica giudaica, cioè quella letteratura che fa riferimento alla fine dei tempi, avevano proposto dal terzo secolo avanti Cristo al secondo terzo dopo Cristo. E quindi il riferimento non è tanto la solita immagine tremebonda terroristica dell'inferno, ma è un riferimento in cui si dice ci sarà un'alternatività molto netta. Da una parte ci saranno coloro che originariamente non erano destinati ad entrare in questa logica, ma che concretamente nella vita, come questo centurione, questa scelta hanno fatto. Fuori resteranno da questo contesto coloro che avrebbero dovuto essere all'interno nella logica di originaria, ma che in realtà nei fatti ne sono all'esterno. E questo è un discorso che, se ci pensate, in qualche misura parte dalla genealogia e viene a scendere passo dopo passo. E Gesù disse al centurione: va e come hai creduto ti sia fatto. Allora, per tanti aspetti io sono molto d'accordo con l'idea che in qualche misura il centurione abbia fatto in qualche modo tre quarti del miracolo, ma perché il primo miracolo, la prima cosa sorprendente, straordinaria, è la dimostrazione di fiducia che il centurione ha espresso, nonostante venga da un contesto culturale in cui non soltanto i contemporanei del Nazareno, ma ancora di più i membri della comunità matteana nell'80 non avrebbero mai pensato, 80 significa 10 anni dopo, tanto da alcuni anni dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Distruzione del Tempio realizzata da chi? Da Tito, il figlio di Tito Flavio Vespasiano, quindi dall'autorità romana, non da altri. Allora, in un quadro come questo, è interessantissimo, va e come hai creduto ti sia fatto, e il suo servitore fu guarito in quel momento. E voi avete visto come il miracolo in sé è l'ultima conclusione del discorso, è una sanzione importante, una chiusa importante, ma il cambiamento che c'è stato, o comunque registrare questo salto diverso di qualità di fede che si è registrato nel centurione, è un fatto fondamentale, è il vero miracolo della situazione. Con questo non voglio negare evidentemente l'importanza della guarigione di un servo così tormentato dal punto di vista fisico, però certo questa dimensione è un doppio riferimento. C'è chi manifesta, esplicita perfettamente la ricchezza di questa sua fiducia, che non è targata nel senso di fede religiosa ritualistica, ancora una volta, è qualcosa di molto più largo. È una fiducia esistenziale, concreta, sostanziale.
D'altra parte, nel contesto conclusivo di questo capitolo 9, alcuni versetti prima del famoso versetto sommario, ricordate, Gesù andava di villaggio in villaggio, predicando nelle loro sinagoghe, proclamando il Vangelo del Regno e guarendo da ogni sorta di malattie e di infermità, il testo dice in 9:35, tutto il popolo, persone da tutto il popolo, all'interno del popolo. Ecco, qui abbiamo due ciechi, non è un caso, due privi di vista. In Marco questo discorso ha una grande importanza, ma tutto sommato lo ha anche in Matteo. Gesù si allontanava, se ne sta andando, e il riferimento dei due ciechi qual è? Abbi pietà di noi, primo riferimento alla misericordia, al coinvolgimento emotivo di Gesù, figlio di Davide. Allora qualcuno potrebbe legittimamente dire, come facciamo a capire che questi due sono giudei? E se hanno detto figlio di Davide, avrà pure questo una darà pure un'indicazione sulla loro cultura di partenza. Ora, io come non esagero sul ruolo della parola Signore nel primo racconto, così non voglio sovradeterminare l'importanza di questa espressione figlio di Davide, però certamente dobbiamo riconoscere che anche questo è un elemento interessante. Allora, innanzitutto costoro chiedono a Gesù di avere pietà, a partire da che cosa? Dal fatto che sia figlio di Davide. Allora, l'imperativo è molto chiaro: sentiti toccato nel profondo dalla nostra condizione. E questo può avvenire nel momento in cui siamo in questo tipo di prospettiva. E voi ricordate che chi era figlio, colui che è stato denominato figlio di Davide prima di Gesù in questo contesto? Giuseppe. Quindi c'è una sorta di continuità in qualche misura tra il Giuseppe giusto che è figlio di Davide e in funzione di questo dà la figliolanza davidica al figlio di cui non è figlio, non è padre dal punto di vista biologico, ma dal punto di vista culturale e sostanziale, e questi due ciechi che parlano in questi termini: abbi pietà di noi, figlio di Davide. A questo punto il Gesù matteano che cosa dice di fronte a costoro che si gli accostano entrati in casa? E il fatto che si parli di entrato in casa e che questi due si accostino in una cultura che viene dal giudaismo è un ulteriore elemento per dire sono tutti giudei. Gesù dice loro: credete voi che io possa fare questo? In questo senso ci ricolleghiamo al brano del capitolo 8. Voi siete fiduciosi effettivamente che io sia in grado di avere pietà di voi, cioè di essere toccato nel profondo dalla vostra condizione di cecità? Risposta: e gli rispondono sì o Signore. E voi avrete senz'altro notato che qui incredibilmente, lo dico scherzando evidentemente, passiamo dai passati remoti ai presenti indicativi. In tante occasioni in Marco, ma anche in tante occasioni in Matteo, la scelta del presente indicativo non è una scelta a caso, non è semplicemente una soluzione verbale che noi risolviamo dicendo sì, sarà un presente storico, uniformiamo tutto perché dal punto di vista della scorrevolezza sintattica funziona meglio. Non è questo il punto. Il punto è: quando io utilizzo nel greco neotestamentario, in contesti di narrazione storica, dove ci sono in lingua italiana diciamo tanti passati remoti per esempio, il presente indicativo è perché vogliamo dare un'immediatezza in coinvolgimento alla vicenda particolarmente diretto. Infatti qui vedete dove il presente indicativo interviene. Gesù dice loro: credete voi che io possa fare questo? E ti rimando, gli rispondono sì o Signore. A questo punto Gesù interviene, non prima. Allora toccò loro gli occhi e disse: secondo la vostra fede sia fatto a voi. Avete avuto fiducia nella possibilità che io entri in risonanza emotiva con voi? A questo punto questo si può realizzare. E si aprirono i loro occhi. A questo punto, giustamente in un intervento e più di uno, è stato notato l'importanza, noi l'abbiamo espresso con questo avverbio severamente, di questa condizione, di questa situazione che Gesù manifesta. Gesù parlò severamente loro dicendo: badate che nessuno lo sappia. Allora, voi avete sentito parlare senz'altro, soprattutto nelle letture del Vangelo secondo Marco, del cosiddetto segreto messianico, cioè di quella categoria culturale che all'inizio del Novecento alcuni studiosi tedeschi, Wrede in particolare, ma poi anche altri, hanno variamente espresso. In che cosa consiste questo segreto messianico? Allora,
si ipotizza, vista la serie ricorrente di occasioni in cui Gesù, fino a un certo punto della predicazione, chiede che nessuno parli delle sue capacità taumaturgiche, di quel che fa, e molti studiosi hanno ritenuto che fosse un tentativo dal Gesù effettivo agli evangelisti per segnalare, e questo vale in particolare per Marco e poi per Matteo, la necessità che rivelare questa azione di Gesù non serva per togliere importanza alla vera caratteristica del suo essere Messia. Cioè una caratteristica che non è quello di fare il miracolo per il gusto del miracolo, di suscitare attenzione con dei fenomeni tutto sommato estemporanei, dei fenomeni particolari, ma far capire più avanti, quando il discorso nella predicazione e l'azione sarà stato più maturo, in che cosa effettivamente questi miracoli, a che cosa questi miracoli siano serviti, debbano servire. Allora, io mi rendo conto di aver sintetizzato brutalmente un discorso che andrebbe molto meglio disteso. Allora, in questo secondo racconto, come dicevo un attimo fa, Gesù parlò severamente in che senso? Prende posizione in modo deciso perché costoro non rivelino essenzialmente il miracolo in sé. Esattamente il contrario di quel che succede. Ma essi, dopo essere usciti, resero noto lui in tutta quella regione. E io volevo attirare la vostra attenzione sulla formulazione di quest'ultimo versetto 31. Non si parla del rendere noto il fatto, le parole, resero noto lui in tutta quella regione. Cioè, in modo molto chiaro viene segnalato il tipo di riferimento alla persona in sé. Allora, quello che è interessante, e mi pare molto bello riprenderlo da un contributo che viene da Santi Grasso, uno dei più significativi esperti del Vangelo secondo Matteo, direi degli anni della mia generazione. Ecco, Grasso nel suo riferimento al ciclo dei miracoli scrive, e mi pare molto bello dirlo, la cecità è una situazione riferibile a un'immagine distorta di Messia, soprattutto quando è inficiata da categorie nazionalistiche. Gesù è venuto a guarire qualsiasi forma di cecità presente in ogni cultura e ambiente sociale. Allora, il discorso si allarga da questo contesto di carattere diretto, dove due giudei vengono guariti nella cecità, a un discorso che deve essere molto più ampio. Allora, il fatto che il Gesù matteano chieda a questi due di non parlare di quel che è successo va esattamente nella linea di non creare confusione, cioè di non far pensare che questa cosa riguardi essenzialmente i giudei, quando è del tutto evidente che il discorso, anche soltanto nel testo che abbiamo visto in precedenza, in Matteo 8, allarga molto più il discorso, perché noi non sappiamo se il servitore del centurione fosse giudeo o no. D'altra parte, questo servitore si trovava dove? Costretto in casa, paralizzato, terribilmente tormentato dal male. Ora, se era uno schiavo, cioè una cosa, era assolutamente irrilevante per il centurione che fosse giudeo o non giudeo. Però nello stesso tempo questo atteggiamento di solidarietà o comunque di attenzione umana che il centurione ha nei confronti di quest'uomo è un dato di fatto, in sostanza. Allora, che cosa volevo dire con questa serie di notazioni? Che, per esempio, quando in più di un intervento si fa riferimento, da un lato, alla situazione da outsider, tanto del centurione quanto degli altri due, ciascuno dal suo punto di vista, ma nello stesso tempo dobbiamo sottolineare che forse il comune denominatore più comune di questi racconti è l'idea di autorità che emerge e il modo in cui l'autorità viene gestita da Gesù al centurione, dal centurione a Gesù di nuovo, da Gesù ai due ciechi, dai due ciechi a Gesù. Cioè, in altre parole, il figlio di Davide di cui si sta parlando è colui che è chiamato, figlio di Davide, cioè figlio della regalità, a esercitare la sua regalità innanzitutto in che termini? Come servizio nei confronti di chiunque, poco importa se provenienti dal giudaismo o provenienti dal paganesimo. E questo è un dato molto interessante perché quando noi, procedendo nella lettura del testo, passiamo da questa sezione di capitoli 8-9, per esempio, molto più avanti, in un'altra sezione narrativa, quella successiva al capitolo delle parabole del regno, cioè i capitoli 14 e seguenti, abbiamo un altro racconto di miracolo che tutti ricorderete,
cioè il racconto di miracolo della Cananea, una donna straniera a cui Gesù fa una vera e propria doccia scozzese prima di darle la possibilità di guarire la figlia. E in quel contesto il passo di Matteo 15 è di una durezza impressionante, e la cosa che stupisce è che quello che sembrava pacifico ormai dopo il capitolo 8, in particolare dopo l'episodio col centurione, in qualche modo ritorna indietro, ritorna sotto traccia, quando esattamente in quel passo si dice con chiarezza che egli è venuto, sono venuto innanzi, per i, coloro che sono le pecore perdute della casa di Israele, dice così il testo. E quando questa donna insistentemente chiede innanzitutto di essere aiutata, questo possiamo tranquillamente riprenderlo perché credo che sia importante, non possiamo soffermarci troppo, ma credo che sia interessante a questo livello. E insomma, quando noi abbiamo un richiamo di questo tipo, la donna innanzitutto dice: mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio, capitolo 15 versetto 21 e seguenti. Ma egli non le rispose neppure una parola, e i suoi discepoli, accostando a lui, lo pregavano dicendo: congedala, perché ci grida dietro. Ma egli rispondendo disse: non sono stato mandato se non alle pecore perdute definitivamente della casa di Israele. Ma quella, venendo, si prostrava dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispondendo disse: non è bello prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini? Ma ella disse: certo, Signore, e infatti i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù rispondendo le disse: donna, grande è la tua fede, avvenga a te come vuoi. E sua figlia fu guarita a partire da quel momento. Allora riprendete per un attimo lo schema iniziale da cui siamo partiti questa mattina. Voi vedete come dal capitolo 8-9, dove appunto io schematicamente ho tradotto, ho reso con autorità di Gesù, perché variamente l'autorità di Gesù si manifesta in vari racconti di miracolo, noi passiamo al secondo grande discorso di Gesù matteano, che è il discorso missionario, dove appunto vengono chiamati alcuni, vengono scelti, Gesù dà un'indicazione molto precisa sulle caratteristiche della loro missione. E in questo caso il testo si conclude, non abbiamo il tempo di soffermarci più che tanto su questo passaggio per varie ragioni, ma il testo di quel capitolo 10 si conclude in questo modo: chiunque darà da bere anche un solo bicchiere d'acqua fredda a uno di questi piccoli in quanto discepolo, in verità vi dico, certo non rovinerà il suo compenso. Capitolo 10, versetto 42. E invito tutti coloro che da qui al 30 di marzo abbiano il tempo di farlo, il desiderio di farlo, di leggere i capitoli intermedi e di farsi un'idea di come il testo proceda sotto questo profilo. Perché se l'autorità di Gesù si manifesta come autorità per il servizio, poco importa se verso chi viene dal giudaismo, chi viene dal paganesimo, chi viene da altri contesti, beh, insomma, quando noi, dopo questo discorso missionario, discorso che ha tutta una serie di caratteristiche che vanno rilette e che vengono rilette ancora oggi, in particolare in questo anno A nel rito romano, come caratteristiche a cui i discepoli, non soltanto i presbiteri, ma i discepoli di Gesù in senso globale, quale che sia il loro stato di vita, sono chiamati a far riferimento. E su questo argomento forse possiamo dire anche un'altra parola, perché quante volte questo discorso viene ripetuto. Quando voi avete appunto l'inizio di questo capitolo 10, mi permetto di fare questa parentesi, credo che sia utile, il testo dice: dopo aver chiamato i suoi 12 discepoli, diede loro il potere sugli spiriti immondi, così da scacciarli e da guarire ogni malattia e ogni infermità. Allora, voi vi rendete conto certamente tutti che il primo riferimento che viene dato come facoltà che il Nazareno propone per i discepoli che chiama non è una questione di parola, non è una questione di predicazione, è la liberazione dal male e dalla sofferenza di coloro che sono i destinatari di questa azione. Certo, poi parla anche di tante altre cose, parla di tanti altri riferimenti di predicazione, ma questo è il primo dato. Allora, questo evidentemente non è un invito a pensare che dal primo al ventunesimo secolo dopo Cristo chi è discepolo innanzitutto possa intervenire imponendo le mani e liberando dalle malattie anche del ventunesimo secolo le più diverse le persone. Credo che nessuno ormai con un minimo di buonsenso possa fare una considerazione del genere. Anche i più fondamentalisti all'interno possono certamente proporlo, ma basta leggere tre parole di Vangelo per rendersi conto che è un discorso insostenibile.
proprio perché i riferimenti possono essere molti, ma d'altra parte poi basta leggere minimamente i testi, insomma, per rendersene conto. Però quello che è interessante è vedere come ancora una volta in questo decimo capitolo, e siamo dopo sia il centurione che i due ciechi, e beh, il Gesù comincia a parlare dicendo: questi dodici, dopo aver detto i nomi di costoro, inviò dopo averli istruiti dicendo: non andate fra i pagani e non entrate in una città di samaritani, dirigetevi piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. E mentre andate, proclamate che il regno dei cieli è divenuto vicino. Curate i malati, risuscitate i morti, risanate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente riceveste, gratuitamente date. E poi il discorso continua. Allora, voi leggete, vedete tutti da questa brevissima lettura mia, che qui siamo ancora in un contesto in cui la missione è rivolta agli ebrei, è rivolta ai giudei, non è rivolta al di fuori di questo. E questo discorso resterà sotto traccia e riemergerà variamente fino a quel capitolo 15, a quell'episodio della Cananea a cui facevo riferimento prima. Da quel momento in poi il Gesù matteano vive una logica di apertura in cui i primi destinatari non sono più coloro che fanno parte del contesto giudaico, ma sono persone nel senso più largo del termine, lo si vede da vari punti di vista, fino direi alla fine del testo, come vedremo alla fine della prossima lettura, parlando del capitolo 28 con le apparizioni del risorto. Ecco, ma quello che è interessante in questo quadro è vedere come il tutto procede. A proposito del contesto legato al rapporto con coloro che vengono dal paganesimo, coloro che vengono dal giudaismo, e a proposito del riferimento che va, parla di una fiducia, di una pistis, nel caso tecnico, che è molto di più che non semplicemente una riflessione di carattere religioso, e Dio solo sa se noi non dobbiamo continuare in tutte le direzioni a far capire che parlare di fede biblica non significa parlare innanzitutto di atteggiamenti riconducibili al frequentare il culto, ma significa fare un discorso estremamente più largo, esattamente come insistiamo, credo molto giustamente, nel dire che il regno di Dio ha confini molto più larghi che non le chiese storicamente configurate. Allora, mi piace molto citare un brano di Bergoglio, ancora arcivescovo di Buenos Aires all'epoca, sono a pagina 16 del fascicolo distribuito, il quale in quell'aureo libro, di cui avevo credo parlato già l'anno scorso, scritto a quattro mani con uno dei rabbini più importanti di Buenos Aires, cioè Abraham Skorka, quel libro Il cielo e la terra, una specie di instant book uscito tre giorni dopo, no, sto scherzando, ma insomma poco tempo dopo che Bergoglio era diventato papa. Ecco, vi è scritto tra l'altro questo, è un, secondo me, un testo di una chiarezza straordinaria, speriamo che Bergoglio riesca a dare continuità assoluta e realizzazione ulteriore a quello che è stato detto qui 3-4 anni prima che diventasse vescovo di Roma. Quando mi ritrovo con degli atei, condivido problematiche umane, ma non propongo subito il problema di Dio, a meno che non siano loro a chiedermelo. Se accade, spiego perché io credo, ma sono talmente tante e interessanti le questioni umane da discutere e condividere, che possiamo arricchirci vicendevolmente. Siccome sono credente, so che queste ricchezze sono un dono di Dio. So anche che l'altro, questo, non lo sa. Non affronto il rapporto con un ateo per fare proselitismo, lo rispetto e mi mostro per quello che sono. Se c'è reciproca conoscenza, affiorano l'apprezzamento, l'affetto e l'amicizia. Non ho alcun tipo di reticenza, non gli direi mai che la sua vita è condannata, perché sono convinto di non avere il diritto di giudicare l'onestà di quella persona. E ancora meno se mostra di avere virtù umane, quelle che rendono grande una persona e fanno del bene anche a me. Dobbiamo essere coerenti con il messaggio che riceviamo dalla Bibbia. Ogni uomo è a immagine di Dio, che sia o non sia credente. Per questa semplice ragione conta su una serie di virtù, qualità e grandezze, e nel caso in cui abbia delle meschinità come io stesso ho, possiamo condividerle per aiutarci reciprocamente a superarle. Allora, mi pare che il quadro generale che emerge proprio in quel passaggio ideale che abbiamo citato che questa mattina, dai testi biblici in sé per sé ai testi per la nostra vita, trovi in questa sorta di commento o interpretazione dei riferimenti interessanti, insomma, che non forzano i testi ma che allargano abbastanza gli orizzonti. E allora, a questo proposito, i due interrogativi che propongo a pagina 16,
che cosa significa nella mia vita e in quella di coloro che incontro normalmente fare un miracolo, vivere un miracolo, diventano un invito ermeneutico per ciascuno di noi. Esattamente come la seconda domanda: quale rapporto esiste nella mia vita fra fede in Gesù Cristo e solidarietà con gli altri? Che è un altro aspetto assolutamente fondamentale, perché come abbiamo visto questa mattina tante volte e anche nel primo pomeriggio, nell'azione del Gesù matteano, io mi permetto di dire nell'azione del Gesù evangelico tout court, ma restiamo pure soltanto al testo matteano che stiamo esaminando, la parola di chi è capace di dire beati i poveri per lo spirito è inscindibilmente collegata a tutta una serie di azioni di solidarietà nei confronti degli altri, nei confronti delle persone più diverse. E allora questa inscindibilità tra parola e azione è ulteriormente confermata, ulteriormente sottolineata per tutta una serie di riferimenti a grandi e a vari livelli. Allora, dopo la sezione legata al secondo grande discorso di Gesù matteano, cioè, come avete visto dal diagramma iniziale, il cosiddetto discorso missionario, allora noi abbiamo due capitoli davvero straordinari, e siamo in quel momento alla terza parte narrativa del Vangelo secondo Matteo, cioè i capitoli 11 e 12. Guardate l'inizio di questo capitolo 11. Leggo il testo a pagina 17 del fascicolo distribuito. Giovanni, intanto che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? Gesù rispose: andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti sono risuscitati, i poveri ricevono la parola del Vangelo e beato è chi non si scandalizzi di me. Allora, noi potremmo tranquillamente leggere questi versetti anche in tutto l'incontro del 30 di marzo, perché questi versetti hanno, per ragioni che i presenti certamente colgono, tutta una serie di implicazioni davvero straordinarie. Allora, se noi leggiamo la occasione in cui nel Vangelo secondo Matteo compare Giovanni Battista, andiamo al capitolo 3. Nel capitolo 3, l'incontro con Gesù, e prima ancora dell'incontro con Gesù, i riferimenti a Giovanni hanno delle caratteristiche davvero interessanti. Ma quello che interessa di più al mio discorso, al discorso che stiamo cercando di fare, è questo. Al versetto 14 del capitolo 3, partiamo pure dal 13, il testo matteano dice: allora viene Gesù dalla Galilea al Giordano presso Giovanni per essere battezzato da lui. Ma Giovanni lo impediva dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Rispondendo Gesù gli disse: lascia per ora, infatti conviene che così noi adempiamo ogni giustizia. Che cosa vuol dire adempiere ogni giustizia in un contesto come questo? Ecco, se io avessi fatto questa domanda questa mattina, prima di leggere una serie di testi, a cominciare da alcuni passaggi del discorso della montagna, e ancora prima di parlare rapidamente di cosa vuol dire giusto rispetto a Giuseppe, il discorso sarebbe stato più difficile, forse. A questo punto, parlare in questo contesto di adempiere ogni giustizia all'altezza del capitolo 3, cioè prima del discorso della montagna, prima di tutta una serie di altri elementi, voleva dire: facciamo in modo che in pienezza l'alleanza con Dio si realizzi, il progetto di Dio si realizzi, il disegno globale di Dio si possa realizzare, e l'espressione ogni giustizia va esattamente in questa direzione. Giovanni Battista, secondo quello che noi sappiamo da Matteo, non ha parentele con Gesù. Se noi leggiamo i primi due capitoli di Luca, in particolare il primo capitolo, scopriamo che è sostanzialmente un cugino 6 mesi più anziano. Poi cosa voglia dire cugino è tema complesso, ma insomma diciamo cugino. Allora, se quella parentela fosse un dato storico e non innanzitutto una stratagemma del redattore lucano, figlio del parallelismo con la cultura ellenistica, con i confronti tra personaggi importanti, allora noi ci potremmo chiedere in ragione di che cosa questa domanda viene posta: sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? Dal confronto tra questi testi, in particolare Matteo 11, Matteo 3 e il testo lucano che citavo prima, molti studiosi ormai sono dell'idea che di storico ci sia soprattutto questo riferimento, cioè il fatto che in un contesto dove
Giovanni proponeva un certo tipo di prospettiva di vita, aveva un gruppo di suoi discepoli che andavano in una linea che certamente era diversa in qualche misura da quella del Nazareno, ma che in ogni caso andava verso una linea di conversione, di superamento di tutta una serie di infedeltà rispetto alla Torah, questa domanda sia una domanda vera, autentica, di chi non sa in buona sostanza quale sia la funzione di Gesù. Ecco, ma quello che è interessantissimo in più è la risposta che il Gesù matteano propone. E voi vedete, è una risposta ancora una volta di fatti, non di teorie o di parole. Quando in un intervento questo pomeriggio si diceva ma qui tutto sommato sono fatti di fede, è una fede fattuale, è una fede che ha delle concretizzazioni pratiche, io dico che questo è un altro dei sintomi, un altro dei segnali fondamentali di quanto questo testo evangelico debba alla cultura giudaica. Nel giudaismo, dai testi primo testamentari a quelli cosiddetti intertestamentari, cioè del contesto extrabiblico tra un testamento e l'altro, in parte anche contemporanei col Nuovo Testamento o appena precedenti, noi vediamo come non si parli, è proprio intrinseco della cultura giudaica, di fede come un'enunciazione di contenuti di carattere teorico. È sempre una scelta di vita dove prima si obbedisce e poi si capisce perché si obbedisce. Prima si realizza questo rapporto con Dio e poi ci si rende conto a fondo del significato del rapporto stesso. Allora, il fatto che il Gesù matteano qui risponda con una serie di azioni che riassumono in sostanza che non solo cosa vuol dire Vangelo, come bellezza e bontà dell'amore di Dio per gli esseri umani, ma nello stesso tempo in cui si arriva in ultima analisi a fare che cosa? Vedete l'affermazione del versetto 6, beato è chi non si scandalizzi di me. Voi ricordate dove abbiamo sentito la parola beato? In realtà ci sono altre attestazioni tra il capitolo 5 e questo capitolo 11, qualche altra attestazione intermedia, ma limitiamoci pure a questo raffronto. In quel caso, beati i poveri per lo spirito e gli altri, volevano dire, sono felici, cioè non esclusi dalla realtà e dal rapporto con Dio per il fatto di avere delle condizioni anche di difficoltà, anzi, sono in un rapporto tutto sommato di attenzione da parte di Dio. Qui il riferimento con questo verbo che io ho reso insieme al collega Petraglio con questo congiuntivo, beato è chi non si scandalizzi di me, chi non venga a scandalizzarsi, chi non cada nell'eventualità di scandalizzarsi, che cosa vuol dire? Che il riferimento del Gesù matteano è quello di chi dice, in sostanza, è felice chi, tenendo conto di quello che vede, tenendo conto di quello che opero, tenendo conto del fatto che io mi misuro con persone giudaicamente parlando, anche piene di impurità, pensate ai lebbrosi, pensate agli storpi, pensate a tutte queste categorie, e che in ultima analisi, all'altezza di questo capitolo 11, che cosa è l'elemento qualificante? La capacità di dare spazio a questo modo di essere figlio di Davide, figlio di Abramo, di essere in una logica dove la regalità e la fede, nel senso di fiducia in Dio, sono strettissimamente collegate. Allora, se noi da questo tipo di passaggio, e io ho riportato alla pagina 17 una serie di elementi di confronto che voi potete esaminare poi nelle prossime settimane se riterrete opportuno farlo, dove i rimandi tra il capitolo 11 e il capitolo 12 sono molto interessanti da un elemento all'altro in modo direi molto significativo, e allora noi arriviamo alla fine dove, se nel capitolo 11 versetto 25-30 si dice, ed è un passo celeberrimo, talvolta molto frainteso, ti celebro con tutto me stesso, o Padre, versetto 25, capitolo 11, Matteo 11, 25, ti celebro con tutto me stesso, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli senza riserve mentali. Noi abbiamo tradotto quel greco nepioi, che viene reso con piccoli, minuti, minimi, con questa espressione, se volete, un po' perifrastica, un po' ricca, ma che ci sembrava interessante, piccoli senza riserve mentali, cioè che non hanno pregiudizi. Sì, o Padre, perché così è stata la tua decisione amorevole, quella che a te piace. Tutto mi è stato trasmesso dal Padre mio, e nessuno conosce e ama il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce e ama il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. E noi abbiamo sottolineato conosce e ama
perché il conoscere biblico a partire a maggior ragione in questo contesto significa essere in relazione con, quindi è una conoscenza d'amore più che non, e non innanzitutto una conoscenza intellettuale. E il testo si conclude: prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre vite. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Ora, se voi passate da questi versetti del capitolo 11 alla conclusione del capitolo 12, che io ho messo qui, come vedete, nella pagina 17-18, troviamo un elemento con cui concludiamo questo nostro incontro di oggi. Mentre egli parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di parlargli. Fratelli e non cugini travestiti da fratelli. Qualcuno gli disse: ecco, di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti. Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre ed ecco i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre. Allora, alla fine del capitolo 12, come dicevo prima, la terza parte narrativa, siamo quasi praticamente alla metà del Vangelo secondo Matteo, che cosa viene sottolineato in modo molto chiaro? Che la relazione con il Nazareno è l'elemento qualificante, ed è una relazione che non è fondata innanzitutto sui dati del sangue, ma è fondata innanzitutto sulla capacità di essere in relazione col Padre che è nei cieli. E voi capite bene che, arrivati, sia pure nei termini rapidi con cui l'abbiamo fatto noi, a questo punto del Vangelo secondo Matteo, tenendo conto di dove nei capitoli precedenti si parla di Padre che è nei cieli, il riferimento al Padre nostro viene immediato. E allora, per essere capaci di essere fratelli, madre, insomma essere in relazione effettiva con il Dio di Gesù Cristo, cosa bisogna fare? Bisogna essere nella logica che ha il Padre nostro come punto qualificante di riferimento, senza chiedersi se è necessario essere, se si può o si deve essere sapienti in termini intellettuali o particolarmente dotati da vari punti di vista, ma chiedendosi innanzitutto se nella propria vita si è in grado di non teorizzare, ma fare la volontà del Padre, mettere in atto concretamente la volontà del Padre. Tra l'altro, se voi leggete a pagina 17, io ho riportato alla nota 21 il parallelo in Marco, al capitolo 3. Pensate, qui arriviamo al capitolo 12 per arrivare a questa formazione. In Marco siamo al 3, quindi siamo in una fase in qualche modo molto più iniziale, ma sostanzialmente vedete come Matteo possa essere ritenuto interprete in qualche misura del testo marciano, cioè Marco fonte e Matteo testo in qualche modo che realizza il tutto. Ecco, vedete il confronto: viene in una casa e si raduna di nuovo la folla, al punto che non potevano neppure mangiare del pane, e i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Infatti, dicevano, è fuori di sé. E questo è il contesto generale. E giunge sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori lo mandarono a chiamare. E una folla stava seduta attorno a lui e gli dicono: ecco tua madre e i tuoi fratelli e le tue sorelle. Ma questo riferimento alle sorelle è di un manoscritto non molto attendibile, infatti noi l'abbiamo collocato tra parentesi quadre proprio per questa ragione. Fuori ti cercano. E rispondendo dice loro: chi è mia madre e chi i miei fratelli? E guardando attorno a quanti sedevano in cerchio attorno a lui, dice: ecco mia madre e i miei fratelli. Infatti chi fa la volontà di Dio, costui è mio fratello e sorella e madre. Allora voi vedete che la differenza fondamentale è costituita dal fatto che di sopra si dica nel testo di Matteo, come riferimento generale, stendendo la mano verso i suoi discepoli, e invece nel testo di Marco si dica guardando attorno a quanti sedevano in cerchio attorno a lui, dove in Marco la dimensione della vista, del guardare, è molto più significativa di quanto non avvenga in Matteo, ma non c'è una sostanziale differenza. Allora, concludendo, alla fine di questo capitolo 12, quasi a metà della versione matteana, che avrà, come dicevo anche questa mattina, il momento di snodo nel capitolo 13, si nota una differenza sostanziale tra, per esempio, la sequela verso Gesù di Nazaret e l'adesione alla comunità di Qumran, laddove c'era un evidente settarismo esclusivista rispetto alla generalità dei discepoli del Nazareno, ma anche tutto sommato rispetto a Giovanni il Battista, che vive nel deserto presso il fiume Giordano.
E Levoratti, un esegeta latinoamericano, nel suo commento Vangelo secondo Matteo, siamo a pagina 18 del fascicolo distribuito, scrive: Gesù non chiama i suoi seguaci alla solitudine e all'isolamento, ma a formare una nuova famiglia di fratelli e sorelle, che è essa stessa un segno della venuta del Regno di Dio. Cioè è lo stile nuovo e diverso della relazione a cui vengono chiamati gli esseri umani che danno la differenza delle varie prospettive. Ecco perché io invito tutti, in previsione del nostro incontro, ripeto per chi potrà, del 30 marzo, a leggere testo che non leggiamo in questo momento insieme, che riprenderemo in quell'occasione, cioè il capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo, che io ho proposto a pagina 19 del fascicolo, dal versetto 24 in poi, cioè dall'inizio delle parabole soltanto matteane. Perché nei primi versetti voi avete innanzitutto, nei primi 20 versetti, la lettura del seminatore, il testo del seminatore e l'interpretazione matteana del seminatore, ma lì i punti di differenziazione rispetto a Marco non sono estremamente significativi.